e Maxi anche è una grande piattaforma di, per la gioia, per la vita di community, di comunità insieme. E allora abbiamo la discussione sul tema di the Love from Italy, come gli artisti della scena italiana contribuiscono alla creazione di una scena internazionale con l'amore, con la gioia. Oggi la sfida per noi è come possiamo continuare a essere globale, internazionale, a partire da un contesto così complicato, complesso come Italia, come Roma, come Maxi. Con me adesso ha il nostro collega Pippo Ciora, che è il curatore, senior curator. Non c'è questa parola in italiano, senior curator, com'è? Vuol dire che sei anziano. Ok, no. Giovane senior curator di architettura per Maxi, che ha lavorato dall'inizio con noi. E naturalmente abbiamo anche Achille Bonito Oliva, Abbo, che ha anche lavorato con noi dall'inizio del museo, come una figura naturalmente internazionale. E poi abbiamo Mico Zadini, che è ex direttore del centro CCA, Centro Canadian Center for Architecture, di Montreal. Poi abbiamo Michelangelo Pistoletto, l'artista, no? che non ha bisogno di introduzione, che ha anche fatto un progetto molto importante per Maxi alcuni anni fa. E naturalmente abbiamo Cino Zucchi, che è architetto, che fa parte anche del comitato scientifico del museo. Abbiamo adesso un gruppo incredibile che ha contributo alla creazione di questa istituzione importante. E Achille, io prima di parlare con te passo a Pippo. No, io sono how global can we still be? No? Mi sembra una bellissima domanda che ci fa Ru, perché da un lato sentiamo questa necessità di i curatori di arte, di architettura ci spingono a interessarci delle comunità, dell'interazione con la cittadinanza, con le questioni, i problemi locali, ma allo stesso tempo, se pensiamo ai problemi del mondo degli ultimi mesi, degli ultimi anni, il Covid, le migrazioni, la crisi economica, sono tutti problemi globali. Quindi navighiamo, come dire, un po' a zigzag tra queste due poli, quello locale e quello globale, e quindi penso che la cosa più bella sia poterne discutere con queste persone di altissimo livello che abbiamo qui con noi oggi. Volevo solo dire una cosa interessante rispetto alla performance che abbiamo visto subito prima e alla multidisciplinarietà, e che gli architetti che lavorarono, gli Assemble, che lavorarono con Marinella Serantore per quella performance hanno poi vinto il Turner Prize a Londra, sì. Quindi diciamo è un mondo meravigliosamente fluido in senso buono, diciamo, il nostro. Prego. Sì, allora Achille, dimmi. La questione è come possiamo continuare a essere internazionale, globale e... Tutto questo è inevitabile. Come il pubblico è multietnico, così l'arte è necessariamente multimediale, e questo è diventato proprio una mentalità diffusa. D'altra parte l'arte non è mai territoriale e quindi tende allo sconfinamento, e questo è avvenuto anche nei secoli scorsi, non è una novità. L'arte ha sempre lavorato nei momenti di grande emergenza, anche con la peste. Non solo, ma ci sono stati grandi artisti che hanno creato dei capolavori durante la guerra. Quindi l'artista ha una dimensione di autoesclusione con cui elabora l'opera e poi la riconsegna al sociale, alla collettività.
Per cui l'arte produce inevitabilmente, passa dalla solitudine al dialogo. Io posso dire per esperienza personale, prima che molti decenni prima che nascesse il Maxi, ho fatto di necessità virtù, ma non per ricordare le mie mostre, ma per esempio contemporanea, nel 73 l'ho fatto e Pippo Ciorro non era nemmeno nato. Mi iscrivevo ad architettura. No, dai. Senti, quell'anno. Dicevo, l'ho fatta nel parcheggio di Villa Borghese, costruita da un grande architetto che è Moretti. Luigi Moretti. Ed era una mostra in cui c'era arte, cinema, teatro, musica, danza, tutti i linguaggi. Ma questo non è una mia invenzione. Io ho colto l'occasione, era frutto di un'elaborazione che l'arte sempre più contemporanea ha elaborato nel tempo. Il Maxi, quindi, è necessariamente un museo che riesce a coniugare una pluralità di linguaggio e devo dire anche molto bene. Mi spiace parlare bene di Ciorra, ma effettivamente è stato fatto un lavoro anche per l'architettura, naturalmente Margherita Guccione, e che insomma mostre per niente noiose, aperte, assolutamente invitanti e creando anche un nuovo pubblico. Quindi l'isolamento di questo periodo, questo è un po' il problema. Se l'arte è dialogo e non c'è pubblico, diventa monologo, e se è monologo diventa ossessivo e diventa anche, secondo me, minaccioso, inutile. Quindi questa socializzazione, insomma, l'arte è indecisa a tutto, l'arte vuole compagnia, l'arte in effetti vuole entrare, toccare, come dico io, l'arte è un massaggio del muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva. E naturalmente in questo periodo questo massaggio diventa sempre più indispensabile, e come, perché deve produrre un risveglio. Sai che vuol dire risveglio? Bravo. Sì. No, è per dire che magari lì da loro il risveglio è un'altra cosa. Da noi è invece anche suscitare un allarme, un'emozione, eccetera. Quindi l'arte è indispensabilmente interdisciplinare, multimediale, transnazionale, ed è inevitabile, direi, applicare all'arte l'idea della diaspora, che parte storicamente da un principio tragico, però invece l'artista nella sua singolarità in fondo sviluppa un percorso e un'avventura che deve giocare tra solitudine e moltitudine. A me sembra qui al Maxi assolutamente abbiamo sotto gli occhi esperienze invece di un successo. Voglio ricordare che ho inaugurato il Maxi con la mostra di De Dominici. Certo. E fu anche l'assaggio di un uso di uno spazio problematico come quella di Zara Hadid. Quindi io direi che peggio di così non poteva andare. Certo. Ma nel senso buono, cioè in questo momento l'emergenza, bene, la si affronta. Sì, sì. Io per esempio ho vissuto questo periodo con grande serenità. Non so come dire, prima sentivo che si parlava della inutilità dell'arte. Io direi invece ancora di più che l'arte ci abitua alla necessità del superfluo. Certo. Che vuol dire? Quindi un lusso ulteriore. Quindi non esiste povertà dell'arte. C'è solitudine, ma c'è anche l'idea che l'artista non è possessivo, ma è un possidente. È qualcuno che germina, che ha un capitale che forse gli viene dalla famiglia, se si può dire, è un grande ereditiero, l'impulso, la creazione. E voi qui avete convogliato, io vedo continuamente, senza, e va accennato anche che avete valorizzato l'esterno, questo fatto che con le vostre mostre dovute anche, direi, alla poetica critica di Arrù e anche di Pietro Marchi, questo fatto di esplicitare la funzione dell'arte e documentarla anche in rapporto alla piazza,
l'uscita, l'aperto. E quindi voglio dire, se si resta all'aperto, il coronavirus non ti può colpire. Grazie, bellissimo. Allora, mi piace molto questa idea di insistere sulla solitudine di artista. Ma certo. È artista come un creatore con una meditazione, riflessione nei contesti difficili, no? Come creare un'energia per affrontare un mondo grande. L'artista passa dall'egoismo, anzi dall'egotismo, sì, della creazione personale, sì, alla consegna poi di un tesoro che alla fine viene, direi, proprio assorbito dalla collettività. Quindi direi è curioso questo passaggio dal narcisismo alla generosità, alla sorta di San Francischismo, perché San Francesco proprio, cioè alla fine l'artista che si spoglia di quello che ha prodotto, non esiste proprietà privata nell'arte. Ma certo. Sì. E quindi questo spazio il Maxi lo ha dimostrato nel tempo e non può che continuare a farlo. Sì. Allora, solo mi arrabbio. No, è bello che Perru pensa. Allora, sì, penso che questo è molto importante come succede, come un museo può essere un locale dove ci rincontriamo tutta la diversità dei personaggi soliti, come si dice, individuale. Posso dire per finire, sì, che come l'arte parte dalla cornice, voi siete riusciti poi a portarla fuori dalla cornice, quindi questo è importante, sì, questo passaggio. Allora, cambiamo adesso a Michelangelo, perché lui, lui l'ha fatto naturalmente una scuola, no? ha lottato contro questo momento molto, molto difficile. È tornato con energia incredibile. Poi il nome è un destino, sì, Michelangelo. Sì. Allora, no? Anche lui ha lavorato con Guy Maxi, non sì, solo una mostra personale, anche un progetto di Paradiso, Terzo Paradiso. Che è finalmente un progetto di condividere con la community, con la è comunità, vero. E una una persona con il mondo collettivo, come possiamo creare questa gioia insieme. Michelangelo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ho sentito quello che ha detto Achille e sono perfettamente d'accordo con lui, che l'arte ha questa tradizione fondamentale, che è quella di dare significato creativo a tutto quello che viene fatto nella società. L'arte è il punto creativo, la forza creativa che da quando siamo passati dall'animale all'essere umano abbiamo impregnato tutta la società con la forza creativa. Quindi l'artista mantiene questa fondamentalità che viene proprio dall'inizio. Io ho fatto nel mio libro recente, ho scritto che l'arte è all'inizio di tutto, cioè quando l'uomo ha lasciato la sua prima impronta sulla superficie della caverna, ha fatto la prima opera d'arte. Già 20 minuti qua. No. Questa opera d'arte in cosa consiste? Consiste nel fatto che da una parte abbiamo la mano, che non è la mano fisica, ma è la mano virtuale, quella lasciata sull'impronta, lasciata dall'impronta sulla caverna, e dall'altra abbiamo la mano fisica. E quindi da una parte abbiamo l'idea, abbiamo il concetto, abbiamo il linguaggio, abbiamo la possibilità di interpretare la realtà vera e propria che è rappresentata dalla mano vera e fisica, e quindi in questa dualità si è aperta questa dimensione
diciamo, infinita, che è stata prima raccolta dai fenomeni religiosi e poi sempre di più dai fenomeni politico estetici, politico come si dice, insomma, da questo mondo artificiale che poi ha portato all'attualità, che è l'attualità scientifico-tecnologica. Ecco, io poi ho realizzato questo simbolo, che è il simbolo del terzo paradiso, cioè che consiste nella connessione tra il primo tempo, il primo paradiso, quello della realtà proprio naturale, e il secondo paradiso, quello del mondo artificiale che abbiamo creato. Questo è il momento in cui si conclude in qualche modo il secondo tempo, cioè il paradiso artificiale, e dobbiamo prendere coscienza di come si unisce il primo e il secondo mondo. E quindi il paradiso artificiale, al paradiso artificiale deve seguire questo terzo paradiso. E quindi noi ci troviamo adesso con questo virus che ha bloccato il mondo, a farci pensare che dobbiamo veramente mettere insieme il primo e il secondo paradiso, il paradiso naturale e quello artificiale, per creare il terzo paradiso. Noi questo l'avevamo già con la città dell'arte elaborato da anni qui a Biella, e quindi ci troviamo oggi a una risposta della realtà mondiale a quello che noi stiamo preparando e mostrando e attivando da decenni. Ma io mi piaceva anche sottolineare una cosa interessante, perché sia Roux che soprattutto Achille parlavano di questa tensione tra solitudine e moltitudine. Penso che il lavoro che a un certo punto Pistoletto ha deciso di fare con la scuola, con Città dell'Arte, è appunto una rappresentazione plastica di questo trovare un luogo della moltitudine e della formazione come alternativa alla solitudine. Anche il CCA di Montreal, un posto a cui tutti gli architetti sono devoti e affezionati, fondato da Phyllis Lambert, no? Poi architetta, comunque la committente di Miss Van der Rohe, per il Seagram Building, è un tempio, diciamo, della conoscenza e della ricerca in architettura, e da lì, diciamo, lì ha fatto una lunga esperienza Mirko. Ma Mirko, secondo me, a Mirko Zardini ha un doppio punto di vista, uno molto ampio, che è l'ICAM, cioè l'Associazione dei Musei d'Architettura di tutto il mondo, che quindi vede come si sviluppa un pochino questa realtà, e una appunto molto profonda, che è stata quella del CCA. A Mirko chiederei di dirci ovviamente quello che vuole, ma anche di raccontarci un po' se pensa che questa istituzione, questa costellazione di istituzioni, delle quali per fortuna il Maxi fa parte, proseguirà la sua vita, la sua attività, i suoi legami per esempio col mondo accademico. No, i musei di architettura hanno un legame col mondo accademico un po' diverso da quello dei musei di arte, per esempio. Ecco, cambierà, o diciamo il CCA riprenderà o continuerà come era due anni fa, gli altri musei, Stoccolma, i nostri amici in giro per il mondo, o ci sarà un qualche scossa, un qualche ripensamento? Ma io credo che questa attitudine globale, una comprensione globale dei problemi, sia sempre più necessaria, e lo dico anche rispetto ai musei di architettura, che hanno per tradizione molto spesso un mandato nazionale. Hanno mandato nazionale sia nella formazione delle loro collezioni, sia nella promozione di una certa idea di architettura. Credo che sempre più istituzioni come i musei di architettura, i musei in generale, le istituzioni come le biblioteche o le università debbano affrontare, parlare e riflettere sui problemi. Specialmente per i musei di architettura, abbandonare questo meccanismo legato all'authorship, ma partecipare con una visione molto più aperta alla elaborazione di un discorso critico su questi problemi.
Dobbiamo tenere presente che l'architettura è una disciplina che generalmente pretende di offrire delle soluzioni ai problemi. In realtà l'architettura è sempre parte dei problemi. E negli ultimi anni, ad esempio, abbiamo visto come gli architetti abbiano partecipato all'elaborazione di progetti legati all'idea della salute, però non hanno mai affrontato il problema della salute o della salute pubblica come oggi ci troviamo a scoprire, ma hanno partecipato a questa ideologia neoliberale che faceva della salute un problema morale individuale. Non c'è stata nessuna riflessione critica su questi temi. Quindi io credo che istituzioni come i musei di architettura, istituzioni in generale, debbano contribuire, specialmente nel nostro settore, a elaborare quel pensiero critico che spesso la disciplina non elabora, a definire i problemi in maniera diversa, a costruire delle conversazioni con pubblici diversi. Uno degli aspetti di questa idea globale, e non parlo dei musei come istituzioni globali, questo è un altro discorso, ma questa idea globale delle istituzioni mette in evidenza due aspetti che sono emersi anche adesso. Da una parte queste istituzioni hanno dei pubblici locali che sono legati alla presenza fisica delle istituzioni in un luogo, e dall'altra parte hanno dei pubblici online che sono distaccati da tutto questo. E questa porta, secondo me, la necessità di considerare l'istituzione come costituita ogni volta da due edifici, che non sono la stessa cosa, e non è possibile nemmeno trasferire direttamente dei contenuti da un edificio all'altro, sono degli elementi diversi. In tutto questo discorso è molto importante la componente della ricerca, soprattutto per le istituzioni come i musei di architettura, e quindi il rapporto anche con università, altre istituzioni o gruppi che lavorano in questa direzione, proprio per smantellare certi luoghi comuni, certi presupposti su cui spesso si basa la nostra azione di architetti. È molto difficile risolvere dei problemi con gli stessi strumenti, pensieri che hanno contribuito a crearli, per cui è necessario che le istituzioni contribuiscano a questo cambiamento nella definizione di questi problemi, di queste riflessioni. Grazie, mi sembra molto appropriato. Devo dire che Mirko con molta eleganza ha evitato di citare che ben prima del Covid ha fatto una mostra sul rapporto su condizione sanitaria ed architettura al CCA, quindi diciamo almeno gli va reso questo merito. Mi sembra che però ha aperto delle porte molto interessanti e ottime per passare a Cino Zucchi. Cino è un architetto, un docente, Cino è un architetto ben piazzato al centro dell'architettura, si potrebbe dire, no? Con uno sguardo a tutto campo, mentre l'architettura oggi, lo sappiamo bene, è tirata un po' da un lato, da un versante tecnologico, ecotecnologico direi, e dall'altra invece dal versante attivistico, sociale, eccetera. E le istituzioni, no? Perché per i musei, per le università, questi estremi spesso sono più attivi, più interessanti, più adatti, come dire, per le mostre. Secondo te come si muoverà l'architettura dentro queste forze centrifughe nel prossimo tempo e come strutturerà il suo rapporto con le istituzioni? Io volevo fare un passo indietro ricollegandomi un attimo a quello che ho detto, molto generale quello che dico. Parto dal colletto, questa giacca è stata da me comprata su misura in Vietnam perché passavo una strada, mi piacevano. L'ho portata a Milano, aveva il colletto troppo grande, non l'ho mai messa. Poi sono dei sarti nigeriani hanno aperto una bottega sotto casa, io gli ho portato giù una giacca tirolese e ha detto mi può modificare questa giacca copiando il colletto, perché questa è una giacca
fatta su misura in Vietnam, modificata a Milano da dei nigeriani su un modello tirolese. Perfetto, diciamo, perfetto. Allora, io volevo capire se oggi il concetto di identità geografica coincide con quello di identità culturale. Ho scoperto che nelle grandi esposizioni, quella di Chicago della Columbia del 1893 o a Parigi a Londra, esistevano quelli che si chiamavano gli Human Zoos. C'è un sito anche su internet che parla degli zoo umani, dove tu andavi a vedere e in delle capanne di legno, cioè vedevi come i norvegesi, i cinesi, i cosi vivevano. È una cosa pazzesca, ma era così. Cosa voglio dire? Che la nascita dell'etnografia in senso europeo presuppone che un luogo generi anche una maniera di cucinare, una religione, una maniera di vestire, i giochi dei bambini, per cui sancisce un'identità tra un concetto di etnia e un concetto di identità culturale. E un progetto nel cassetto che io avevo, che avevo prodotto per la triennale, poi l'ho lasciato lì perché è troppo ambizioso, è una mostra che si chiamava Customs, con la S tra parentesi, dove volevo capire se oggi possiamo fare un'etnografia atopica, cioè esistono dei sottogruppi culturali che siano i vegani, gli hippie, i punk, quelli fanatici militaristi, quelli che vanno coi pantaloni mimetici, hanno quei cani aggressivi, quelli che fanno i signori inglesi, la cui origine è nata in un luogo geografico, ma oggi c'è un'internazionale dei motociclisti con l'Harley Davidson. Cioè, se una volta l'etnografia poteva essere geolocalizzata, esiste oggi una divisione del mondo dove delle sottoculture musicali, politiche, di gusti artistici non sono più localizzate, ma appartengono quasi a una sorta di psicologia delle masse. Cioè, un'etnografia topica per gruppi di pensiero, i terrapiattisti piuttosto che i complottisti. In questo senso, noi abbiamo tre visioni possibili. Una di un mondo ancora dove ci sono delle comunità culturali legate a dei posti, parlo anche in senso artistico, anche artigianale o di questo tipo. L'altro è un mondo globalizzato dove persone solitarie perseguono dei loro fini, in questo caso degli artisti chierici che viaggiano, come anche faceva Leonardo da Vinci o Fra Giocondo andato a Londra, no? Perché poi questo artista viaggiatore sempre esistito, però in questo modello i musei globali che intercettano delle soggettività, dei punti particolari e in questo caso estremamente specifici nella loro esperienza artistica, che saltano a pie pari il concetto di nazione, no? Non portano più un'esperienza culturale di un luogo, ma la loro individualità, che poi magari una specie di passaggio tra una scala dell'individuo a quella del mondo non più mediata da comunità culturali. L'altra, per cui una specie di mille solitudini, che è quella della metropoli multietnica, e l'altra è quella di una via di mezzo. Io sarei per questa via di mezzo, cioè da una parte di mettere in crisi il concetto che un luogo generi un'identità culturale, dall'altra parte esiste il concetto di costumi, di modo di fare, di chi si assomiglia si piglia, si diceva una volta, che probabilmente ci fa confrontare continuamente con galatei, modi di ricezione diverse. Umberto Eco parlava di quello che lui definiva l'idioletto, che è una parola che mette insieme il concetto di idioma e dialetto. Può esserci un idioletto di tipo scientifico, no? Cioè talvolta noi parliamo linguaggi e gerghi che non sono legati a un luogo, ma per esempio a delle competenze di tipo tecniche e culturali. Io mi vedo il museo di oggi in questa accezione. Tornando alla domanda, dopo questo lungo giro sull'architettura, è chiaro che l'architettura per sua natura era attaccata a terra, gli Archigram ha fatto il walking city, no? Cioè ci sono stati tentativi di case di schivolanti, faremo dare un esempio. Per cui però tendenzialmente l'architettura tende a essere
o come una palafitta, come un mattone attaccato, essere geolocalizzata, tende a essere lenta, in questo senso non risponde in just in time al Covid, no? E tende forse anche a aver bisogno di una comunità grande di produzione. La differenza tra un architetto e un artista è che in genere l'architetto non possiede i propri mezzi di produzione e quindi ha bisogno di soldi, anche l'arte oggi ha bisogno magari per fare una grossa installazione, però il pittore può ancora comprarsi, o lo scrittore, una macchina da scrivere o un tubetto di vernice. Solo certi eventi dell'arte, non so come dire, certo che Anish Kapoor alla Tate non può farlo da solo. Cino, no? Ci stanno per togliere il collegamento. Allora, quello che voglio dire è che queste tre dell'architettura sono quelle che rendono l'architettura un po' diversa, collegandomi, diciamo, che non è così globale come il resto, ma sostengo che, come dice, per esempio, l'esempio di Lina Bobardi. Cino, Lina Bobardi è un'italiana che va in Brasile e inventa un pauperismo brasiliano. Questi sono casi anche interessanti. Sì. Grazie Cino, io ridarei la parola ad Arru per fare una chiusura, o forse potremmo affidarla ad Achille, come vuoi Achille, tu la chiusura. Ultima Achille, parole, fai tu una chiusura finale. 30 secondi. Essendo gentile. 30 secondi. Ho sentito ultimamente poche idee ma confuse, ma soprasiedo. No, non si è parlato del problema strutturale che riguarda la creazione in generale, in tutti i linguaggi. Che stiamo passando dal vedere all'intravedere, cioè a dire adesso con la smaterializzazione attraverso la telematica anche degli spazi, c'è in qualche modo un passaggio che produce un'attenzione veloce, una sfuggita di profondità. Allora bisogna pure pensare che l'artista si farà carico sicuramente anche di questo fatto. E cercherà di essere non superficiale ma superficialista. Questo è molto importante, in quanto l'oggetto artistico è al centro, mi pare, del nostro dibattito, e deve esserlo. Poi volevo dire a Zucchi, diciamo all'architetto, che l'arte, allora, l'arte non è una risposta, è una domanda sul mondo. Beh, certo, lo sappiamo. Allora. È la politica che deve dare le risposte. Però non è elegante litigare con te qui e lui là. E lo faccio apposta, lontano. Questo non si può. Approfitto della lontananza. Ma per finire, volevo dire seriamente: mi pare che invece il dibattito è stato ed è molto utile, se però si assume anche questa tematica finale: passaggio dal vedere all'intravedere, dalla profondità alla superficie. D'altra parte, come diceva Nietzsche, che non era il centravanti del Bauer, ma era piuttosto un filosofo, che possiamo essere profondi a botta di superficie. Grazie a tutti, grazie a tutti, siamo molto contenti.